Una postazione del servizio 118 è stata inaugurata a Sava dal sindaco avvocato Dario Iaia. Alla presenza del direttore del 118 della provincia di Taranto, dottor Mario Balzanelli, e del direttore generale della ASL di Taranto, avvocato Stefano Rossi, oltre ai due consiglieri regionali Luigi Morgante e Peppo Turco. Una cornice di pubblico ha assistito all'importante iniziativa che rappresenta un esempio di buona amministrazione. L'attivazione della postazione è stata possibile, infatti, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale che ha ristrutturato e messo a disposizione la casa del custode, da tempo abbandonata, della scuola Papa Giovanni XXIII e al supporto tecnico del dottor Balzanelli e del dottor Rossi, che hanno permesso l'attivazione della postazione, che pure era già stata decretata dalla Regione Puglia nell'ambito della riorganizzazione della nuova rete di emergenza-urgenza. Prima del taglio del nastro, la benedizione di Don Pierino Pesare. Amen. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Dottor Rossi, allora un'importante realtà questa su Sava, abbiamo sentito anche dai numeri detti dal dottor Balzanelli quanto è importante dal punto di vista proprio sanitario e medico. Moltissimo in una realtà territoriale come questa, tra l'altro dove le vie di comunicazioni sono un po' ostiche, portare una postazione 118 in posizione così baricentrica al territorio è utilissimo per riuscire a raggiungere l'utenza in modo più veloce, più sicuro, ovviamente nell'interesse di tutti. È una struttura bellissima, immersa nel verde, ben ristrutturata. Facciamo i complimenti ovviamente al sindaco Si è perché qui siamo fortemente voluto si è questa struttura. fortemente voluto e se la porta a casa questo successo. E siamo tutti contenti di riuscire a mantenere questa sinergia fra enti locali e servizio sanitario. Questo diceva lei poco fa, è un buon esempio di amministrazione. Devo dire la verità, da quando ho cominciato questa mia esperienza qui a Taranto, sin dalla prima conferenza fatta con i sindaci, mi sono trovato subito in sintonia. E siamo qui ormai da 9 mesi e il rapporto è ottimo. Io spero di fare la mia parte, ma loro sicuramente stanno facendo la loro. L'automedica è operativa in questa zona geografica. Di fatto si sposta solo di pochi chilometri rispetto alla sede attuale, garantendo comunque tempistiche di intervento presso tutte le aree ottimali. Sono state fatte numerose prove, numerosi test per comprendere quale possa essere il miglior posizionamento, la migliore collocazione strategica, considerando che questa è un'area molto ricca di paesi limitrofi e quindi da quest'area provengono numerosissime richieste di interventi per pazienti in codice rosso e quindi in pericolo di vita evidente. Con i cronometri alla mano ne abbiamo testato moltissimo tutte le possibili individuazioni. E in questo tipo di lavoro si è ritenuto che il punto più idoneo perché l'automedica del versante est della provincia di Taranto fosse situata proprio qui nel comune di Sava. Ringraziamo l'amministrazione comunale, il sindaco, per aver voluto anche concedere alla postazione una sede assolutamente qualitativa e auspichiamo che il nostro lavoro possa beneficiare dei frutti di questa pianificazione strategica. Ci saranno delle unità operative in questa struttura, sicuramente H24, credo. Servizio H24 prevede a bordo di un'automedica la presenza permanente di un medico, di un infermiere e di un autista soccorritore, quindi un team medicalizzato ed infermierizzato che risponde alle migliori esigenze di soccorso avanzato. Fortemente voluto dall'amministrazione comunale che lei guida, avvocato Iaia, quindi questa postazione del 118 finalmente è una realtà. Sì, una realtà e noi savesi siamo contentissimi di questo grande risultato. Io devo ringraziare due persone che hanno consentito che ciò potesse avvenire, cioè l'avvocato Rossi, il direttore generale dell'ASL, e il dottor Balzanelli. Sono due persone che hanno lavorato e che hanno fatto sì che questo che era un desiderio dei savesi, avere cioè una postazione del 118 nel nostro comune, diventasse una realtà.
A questo voglio aggiungere, se mi è consentito, anche una considerazione. Quella che noi vediamo alle nostre spalle è una vecchia casa del custode della scuola media Papa Giovanni. Era una struttura abbandonata che l'amministrazione comunale ha recuperato, ristrutturato, arredato, dotato di climatizzazione, tutti i comfort necessari a che gli operatori e i medici potessero stare e possano stare in condizioni dignitose per poter svolgere il loro lavoro. Quindi è importante questo intervento, oltre che dal punto di vista sanitario per la presenza di una postazione medica nel nostro paese, anche dal punto di vista sociale per il recupero di un immobile. Peraltro nei prossimi mesi contiamo anche di realizzare degli interventi importanti all'interno di questa scuola. Abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 70.000 euro per la Papa Giovanni, quindi asfalteremo le strade qui intorno e allargheremo l'ingresso, saranno tinteggiati sia i cancelli che le recinzioni, quindi diventerà un luogo ancora più bello anche dal punto di vista estetico. Anche poi maggiore sicurezza per la scuola, per tutti i cittadini che ci sono qui. Certo, la collocazione non è una collocazione casuale, questa è una delle scuole più frequentate di Sava, quindi avere all'interno di un istituto scolastico una postazione del 118, quindi dei medici, è sicuramente una ricchezza ed una garanzia per la scuola, per i docenti e soprattutto per i ragazzi. In un momento difficile dove si parla sempre di tagli, specie alla sanità, e sicuramente ci saranno altri tagli, qui a Sava abbiamo ottenuto un importante risultato, l'amministrazione l'ha fortemente voluta e praticamente c'è stato il sostegno anche della Regione Puglia. Sì, è stato un connubio fra volontà politica comunale, amministrazione del sindaco Iaia, e volontà regionale di dare la possibilità al Comune di Sava di avere una postazione al 118, che non vale soltanto per il Comune di Sava, ma vale con tutto il comprensorio del versante orientale. Ed è di un provvedimento di straordinaria importanza perché comunque abbiamo, le discutevamo tutti quanti prima, abbiamo un problema di viabilità su questa zona orientale della provincia ionica e sicuramente questo potrà salvare anche una sola vita umana ed è un importante e straordinario provvedimento che vale per anche i paesi limitrofi a Sava. Io sono convinto che questo può essere il viatico di una buona sanità. Noi ci siamo inseriti da poco, ma abbiamo cominciato a guardare nell'esclusivo interesse di tutto il territorio della provincia ionica e c'è anche una sinergia fra i vari consiglieri, perché come vedete qui ci sono... Viaggiate sempre in coppia. Viaggiamo come i carabinieri, però questo significa che vogliamo vigilare e stare attenti a tutto ciò che può essere produttivo e qualificante per il nostro territorio e non ci disperderemo dietro le bandiere politiche che non ha senso. Noi siamo stati eletti per questo territorio e dobbiamo rappresentare al meglio le istanze di questo territorio e su questo lavoreremo in sinergia. Un momento sicuramente difficile, lo dicevano poco fa negli interventi, questo per la sanità, ciò nonostante qui a Sava l'importante postazione del 118 per salvare le vite di questo versante in codice rosso. È un'iniziativa che sicuramente fa bene alla sanità, fa bene ai cittadini, fa bene all'immagine anche del nostro territorio. Per poter salvare una vita occorre abbattere i tempi di arrivo e di percorrenza. In questo caso si è reso omogeneo il territorio perché la zona orientale era carente, proprio questa zona era carente e si rischiava di intervenire in maniera non rapida. Adesso invece il territorio è omogeneamente rispettato e coperto. Manduria, Sava, Torricella con la BLSD. E quindi si può arrivare veramente in pochi minuti a soccorrere un paziente critico. Ben vengono queste manifestazioni perché sono il risultato poi di un'azione sinergica fra l'amministrazione savese, la regione, il direttore del 118, i consiglieri. Sono contento di questa bellissima iniziativa, per me è stata una sorpresa felice.